Bene, Arex, dillo. Che devo dire? Cosa faremo oggi? Ah, già è vero! Oggi finalmente ce ne andiamo in vacanza! Esatto! Finalmente, finalmente! È arrivato il momento di prenderci dei giorni di meritato riposo! Ragazzi! Ah, no, non ci siamo! Ho bisogno di voi! Ma noi siamo in vacanza ora! Dai, vi prego! Ah, non ci posso credere! Cosa vuoi ora? Fio, che calmati, bevo! Infatti, pastatore, non urlare! Dai, Fimone, dici tutto, che succede? No, niente, mi sono dimenticato. Ecco, come al solito, questo ci fa solo perdere tempo. Avanti, Arex, andiamocene in vacanza. Ah no, aspettate, mi sono ricordato. Ah, ecco, vabbè, dici. Ho defifo di diventare un detective come voi. Tu vuoi diventare un detective come noi? Questa sì che è bella! Beh, non è una brutta idea. Potrebbe aiutarci con le indagini. Arex, ma l'hai visto? Ti sembra in grado di risolvere un caso? E perché no? Se ci riusciamo noi, può riuscirci anche lui. Giusto. Se ci riesci tu, Arex. Sì, infatti. Un momento, che vuoi dire? No, niente. Dai, ragazzi, aiutatemi a diventare un detective come voi. Beh, non è mica una cosa semplice. Io lavorerò fodo, ve lo giuro. Non ne dubito, però per diventare un detective bisogna essere molto determinati, ecco. Chi vi lo fo? Bisogna essere molto forti. Chi vi lo fo? Avere molta pazienza. Lo fo. Essere dotati di un olfatto molto sviluppato. Lo fo. Essere intelligenti. Lo fo. Avere, come dirlo con delicatezza, una buona memoria. Lo fo. Fimone, avere una buona memoria significa non dimenticarsi le cose facilmente. Fifi, lo fo. Ok, lo sai, quindi non penso sia il tuo caso, insomma. No, io riesco a ricordare qualsiasi cosa. Ah sì? Fi, un momento, di che stiamo parlando? No, Arex, non c'è niente da fare. Lui non ha la stoffa per fare il detective. Ma dai, pastatore, diamogli una possibilità. Ma non mi sembra il caso, dai. Lui soffre di perdita di memoria a breve termine. E quindi ha comunque il diritto di provare. Ma state parlando di me? No, Fimone, stiamo parlando di tuo fratello. Ah, ok. Cioè, lo capisci, Arex? Non possiamo farlo lavorare con noi. Ma potrebbe comunque esserci utile, no? Ma cosa? Ci rallenterebbe e basta. Sì, però, sai come si dice, no? Volere e potere. No, Arex, non sempre volere e potere. Dai, non dire così. Io penso che niente sia impossibile, basta volerlo. E se io in questo momento volessi smaterializzarmi tutto d'un tratto e ritrovarmi a Parigi? Pensi che si potrebbe fare? No, ok, questo è alquanto improbabile. E se io adesso volessi spiccare il volo? Che ne so, se mi arrampicassi in cima ad un palazzo e mi lasciassi cadere nel vuoto? Pensi che spiccherei il volo? No, anche questo è alquanto improbabile. E se io adesso volessi diventare invisibile? Così, puff, da un momento all'altro. No, ok, anche questo è improbabile. Ecco, quindi non è vero che volere è potere. Sì, ma se non provi non puoi mai sapere, no? Ragazzi, mi sono appena ricordato di non avere un fratello. Quindi non state parlando di mio fratello. No, Fimone, prima ero sarcastico. Io e Arex stiamo cercando di prendere una decisione. Ah, ok, fate pure. Grazie. Stavo dicendo, pastatore. Ok, tu adesso non puoi spiccare il volo. Però se tu lo volessi davvero, potresti, che ne so, farti costruire delle ali, prendere un aereo, inventarti qualcosa per poi spiccare il volo. Cioè, ovvio che le cose non puoi averle ora e subito. E questo è il significato di volere e potere. Col tempo e la volontà è possibile raggiungere qualsiasi obiettivo. E penso che con Fimone ce ne vorrà tanta di pazienza. Ragazzi, scusate, ma secondo me state parlando di me. Sì, Fimone, stiamo parlando di te. Ah, quindi avete defifo di farmi diventare un detective come voi? No. Sì. No. Sì. No. Sì. Dai, pastatore, riflettici un attimo. Ci sono dei casi troppo difficili da risolvere in due. Un terzo aiuto ci farebbe solo comodo. Io credo non ne sia capace. Beh, gli insegneremo noi. E va bene, proviamo. Sì. Va bene, adesso ti daremo delle lezioni su come diventare un bravo detective. Sì. Iniziamo da una domandina facile facile. Allora, ci sono tre dinosauri: un brachiosauro, un parasaurolofo e un carnotauro. Uno di questi ha sbranato il tuo migliore amico. Secondo te chi è stato? Beh, pastatore, ma la risposta mi sembra ovvia. È stato... Zitto, Arex! La domanda non è per te, è per lui. Ah, ok. Allora, ti fanno tre dinosauri. Un brachiosauro, un
Aspettate, mi ripetete i tre dinosauri, per favore? Ci sono tre dinosauri: un brachiosauro, un parasaurolofo e un carnotauro. Uno di questi tre ha sbranato il tuo migliore amico. Hanno sbranato il mio migliore amico! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Hanno sbranato il mio migliore amico! Un momento, ma i miei migliori amici siete voi? Oh! Ma voi non siete morti? Sì, allora... è solo per dire, Fimone! Facciamo finta che qualcuno abbia sbranato uno di noi! Io vi vendicherei! Sì, ok, ma non è questo il punto! Facciamo finta che qualcuno venga a sbranarci! Chi? Il sospetto ricade su tre dinosauri! Un brachiosauro, un parasaurolofo e un carnotauro! Secondo te, chi è stato? Non lo so! Dai, rifletti! Due di questi non possono essere stati, no? Perché solo uno di loro è carnivoro! Ah, sì, mi sembra giusto! Allora, quindi... È stato... Il tirannosauro! Sì! Cioè no! No, il tirannosauro non era tra questi tre. Ho detto che c'era un brachiosauro, un parasaurolofo e un carnotauro. Quale di questi tre è stato? Io lo so! Lo so, Arex, zitto! Allora, è stato il carnotauro, no? Gli altri due sono erbivori. Esattamente! Ora, un'altra domanda. Qualcuno ha rubato le uova di un brachiosauro. Il colpevole ha lasciato delle impronte enormi a tre dita. È stato un Compsognathus, un serpente gigante oppure un allosauro? No, non sono stato io. No, mi sto riferendo a te. Cioè, un altro allosauro. Io non lo so. Aspetta, fammi pensare. Allora. Passatore, io lo so. Arex, lo so che lo sai, ma non è per te la domanda. Va bene. Allora, l'ha fatto un'impronta enorme a tre dita. È stato di nuovo il carnotauro, quello di prima, no? Ti ho detto che i sospettati sono tre. E sono un Compsognathus, un serpente gigante o un allosauro. Mi ripeti il terzo dinosauro? Un allosauro. Ma io non sono stato, giuro. Ho capito, Fimone, non sei stato tu, tranquillo, è stato un altro allosauro, dai. Allora è stato un allosauro. Bravo. Sì, l'hai detto tu. Oh cavolo, deve essermi scappato. Vabbè, non vale. Sì, bastatore, vale. No, non vale. Sì, vale. Non vale. La risposta l'ho data io senza volerlo, perciò non vale. Sì, ma lui è stato abbastanza attento da capirlo. Questo significa che è molto attento ai dettagli. È una dote fondamentale per un detective. Sì, dai, potrebbe essere. Ora passiamo alla prossima prova. Vediamo un po' cosa possiamo farti fare. Bene ragazzi, il video finisce qui. Secondo voi Fimone riuscirà a diventare un bravo detective? Mi raccomando, fateci sapere la vostra opinione in un commento su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!